Domenica è sempre domenica. Entriamo con la sesta domenica del tempo ordinario in una nuova fase, in un passaggio nuovo. Abbiamo un discorso molto famoso, noi lo conosciamo soprattutto nella versione di Matteo. Matteo è il discorso della montagna, quello delle beatitudini. In Luca è un po' diverso, in Luca è molto più stringato, chiaramente, non è così articolato come in Matteo, ma contrariamente a Matteo, questo discorso detto del pianoro, perché qui noi abbiamo Gesù che parla sotto e la gente è sopra, bella questa visione quasi teatrale, se vogliamo, ecco, Gesù dà le beatitudini e i guai. In Matteo noi non abbiamo i guai, in Luca sì. Ed è interessante questo fatto, in Luca noi abbiamo le beatitudini, ripeto, molto più stringate, beato chi piange, beato chi è povero, beati voi quando tutti parleranno male di voi. E fin qui ci siamo, va bene, sembra un bignami delle altre, però poi c'è questo inserimento nuovo, ma guai a voi ricchi perché già adesso godete dei vostri beni, guai a voi quando tutti parleranno bene di voi, così trattarono anche i falsi profeti. Ora qui non è una questione di dire che è fortunato chi a un certo punto ha una vitaccia terribile, ma raccordandoci un po' a quella che ascolteremo anche, quella prima lettura di Geremia, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che pone in Dio la sua fiducia, ecco qui noi abbiamo l'atteggiamento fondamentale, l'idea a un certo punto che vi siano delle cose che vanno oltre il nostro successo personale. La vita non si misura nel successo che ci siamo costruiti, la vita si misura nell'atto di fiducia e di adesione che noi diamo al Vangelo, diamo a Gesù e alla sua parola e quanto sappiamo essere fedeli. E allora in questa fedeltà al Vangelo, molte volte noi cominciamo a sperimentare anche tutta una serie di difficoltà. Sarebbe come dire che non esiste un Vangelo vissuto senza uno scotto da pagare. Ecco, i falsi profeti sono coloro che a un certo punto hanno potuto vendere o che vendono la parola di Dio pur di avere successo tra gli uomini. Il vero profeta invece è colui che sa assumersi la responsabilità, sa prendere su di sé la responsabilità di quella parola che tante volte, anzi quasi sempre, per l'uomo è scomoda, perché mette a nudo quello che l'uomo non vuole essere messo a nudo, cioè la sua povertà e la sua inconsistenza di fronte a Dio. Ecco, è di qui che forse che Gesù ci insegna a partire, in Luca, a sapere, lo vedremo poi, dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Stando attenti però a non dare a Cesare quello che è di Dio. Non pensare di poter piegare il Vangelo alla moda, al pensiero comune, al tirannuccio di turno, piuttosto che il despotuccio di turno, mantenendo, ecco, dicendoci di mantenere una nostra certa qual originalità. Questo è molto molto importante. E quindi questa sorta di pena o benefit del contrappasso, voglio dire, sta non tanto a indicarci, come dicevo prima, il fatto che uno debba per forza fare una vita grama, come si dice, quanto piuttosto l'idea di mantenersi all'interno di quella che è una coerenza nel vivere il Vangelo. Bene. E questo è Luca per come ci spiega le beatitudini. Domenica è sempre domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.